¿Por qué no para allá? ¿Por dónde? Estamos en Chipre, por la parte son en dos, en venir a venir en su. Dalla parte sua devi andare in su col trattore, invece dalla mia vai in giù e con le piante vai meglio a tirare in giù, fa meno fatica il trattore. Abbiamo deciso di fare l'apertura di qua e tirarle così. Roberto diceva dall'altra parte, ma non sono convinta. E allora per non sbagliare iniziamo direttamente dove ho detto io. Sull'altipiano della Marcesina, intanto, Michele ha già messo all'opera il suo nuovo harvester. Un gioiello di tecnica e potenza, una macchina enorme e inarrestabile che riesce a processare impressionanti quantità di legname. Molto più stabile, testata molto più grande, molto più produttiva, molto più veloce, molto più precisa. Ha dei colori sulla testata che in base alla lunghezza del legno che voglio fare me li segna, così poi quando arriva Giorgio sa qual è il legno da 4 metri, qual è da 5 metri. Tecnologicamente molto più avanzato, la segheria può vedere in tempo reale quello che io sto facendo. E addirittura può cambiarmi tramite remoto, tramite computer, le impostazioni sulla macchina, cambiare addirittura le misure che può fare la macchina. Questa macchina qua io produco molto di più, già prima Giorgio non riusciva a star dietro e adesso con questa macchina qua proprio non c'è storia. I primi 2-3 giorni avevamo un po' di prenderci un po' la mano, ma poi mi sono accorto della differenza perché c'era giù un sacco di roba e io non riuscivo più neanche a capire dove ero, quasi in bosco, perché c'era il legname tagliato dappertutto. Circa un 35-40% di produttività in più dell'harvester vecchio che avevamo. Questa cosa può essere anche un problema. Insieme dovremo trovare un sistema per far sì che Giorgio recuperi su di me in qualche modo. Io ho difficoltà, specialmente quando magari col forwarder ho il trasporto lungo, il tempo ci vuole, perché il forwarder è veloce a caricare e a scaricare, però quando si è carichi bisogna andare piano. Dobbiamo trovare qualche soluzione. Prima già facevo fatica. Adesso invece ho un problema più grande. Nel frattempo a Paneveggio, sul cantiere Giacomelli, lo stop forzato dell'harvester e la conseguente perdita di tempo e soldi hanno reso gli animi incandescenti, riportando a galla il conflitto mai sopito tra Vitale e i figli. Cosa vuol dire cazzo? Sì, cotoni, le non fate il mestiere dritto neanche se che. A perché il padretto ti con che ribalte sviti piante solo a quelle ribaltate? No, non è proprio ribalta niente, sono le ribaltate. Che ribalta che? Che gli era tutte piegate e ti con quella trappola non fa se in cazzo. Vuoi andare anche con quelli? Se vuoi andare con la motosega anche con l'harvester, sa sfarnare anche a quelli. Sì, cotoni. Vedi mi smestiere dalla cabina, o no? Da po' tre mesi sono buona anche a me, danare. Sì, buona allora, vai. Porco mi ladro, porco. Se cotoni, se vuoi sposare con quelli. Veniva con altre detifora dei cotoni, ricordi che no. Vedi che faccia avanti ti do, gli arrangiavi? Sì, buon buon, vai allora, che è ora grana. Se vai sì, allora se faccio avanti. Ricordate bene, perché ti arrivavi prima. Vabbè, guarda che mi per andare in altre queste condizioni va a fare i coglioni. Ma guarda che mi sono in pensione a fare i coglioni. Che se il buon andare con l'harvester vai ti, vai, allora. Ma mi vengono quei quattro feri che ho, vai, e vieni lì. Guarda che sono unito società con 45 quartetto. Guarda che mi ne viene a stare i miei soldi, non è mica che ho bisogno di voi. Porco ladro, allora, porco. Allora, con le vara.